Noi abbiamo organizzato per la terza edizione, quindi una festa dentro questo magnifico parco che è al Bagnoro, venerdì, sabato e domenica prossimi. Abbiamo cercato di coniugare sia l'aspetto, come dire, del divertimento, quindi musica dal vivo tutte le sere, mangiare buono, speriamo quanto più possibile, comunque tipico, ciliegina forse sulla torta, sarà appunto la prima uscita pubblica di Mister Troise sabato sera alle ore 21, in cui lui, insieme ad alcuni nuovi giocatori che saranno già in città, si presenteranno alla nostra festa, ai tifosi, a tutti coloro i quali vorranno intervenire. Quindi cercheremo meglio di capire quali saranno gli intendimenti del Mister per la nuova stagione e, come dire, faremo un lancio appunto della nuova annata. Il patrocinio, il sostegno dell'amministrazione è dovuto ma è anche strameritato. Questa comunque è una festa, non ci sono assolutamente brutte notizie in arrivo, ma anzi c'è la bella notizia di vedere Mister Troise per la prima volta qui a confronto con i tifosi, quindi ci sarà questa occasione sabato sera, ma ci saranno anche dei dibattiti importanti dal punto di vista appunto di come i tifosi vedono e vorrebbero il calcio. Dibattiti internazionali perché abbiamo ospiti dalla Germania che saranno qui appunto alla festa di Orgoglio Amaranto in questa bellissima location della Prologo del Bagnoro, che ringrazio per ospitare questo evento e quindi chiaramente l'amministrazione è a fianco degli organizzatori. È il terzo anno che mettiamo a disposizione le nostre strutture ad Orgoglio Amaranto per questa festa che viene subito dopo la festa della ciliegia, ma siamo molto contenti di mettere a disposizione tutte le strutture, anche perché tra di noi la maggior parte sono tifosi Amaranto, quindi è un piacere avere la festa dell'Arezzo di Orgoglio Amaranto qui al Bagnoro.